Salve a tutti, Watchikebari, e benvenuti in questo nuovo video a tema Skylanders. Sono passate 2-3 settimane dall'ultima volta che ho parlato di questa saga, e per tutti quelli che non lo sanno, io sono un fan di Skylanders. E questa è la mia personale classifica delle 6 battaglie finali di... Chaos. K-A-O-S. Per chi non lo sa, Chaos è l'antagonista principale di Skylanders. E sì, questo video contiene spoiler perché vi parlo della Final Battle, sì. Alla sesta posizione, l'Imperatore Chaos di Skylanders Supercharges, uscito nel 2015. In questo gioco, a differenza degli altri, Chaos non sa da che parte dividersi. Non sa se stare con il potente e grosso cattivo tenebroso oppure dalla parte dei buoni. Ma il problema è che la sua battaglia è di una facilità gigantesca. Cioè, lui si clona, poi ti lancia addosso delle palle rotanti o addirittura evoca enorme spadona gigante per distruggerti. Ma ragazzi, i suoi attacchi sono lenti, è facilissima, dura pochissimo. Io l'ho completata facilmente nella modalità incubo, che è quella estrema. L'Imperatore Chaos non è niente di che, lo dico. Alla quinta posizione, Super Chaos, o meglio Chaos Super Saiyan di Skylanders Imaginators, uscito nel 2016, l'ultimo che è arrivato della saga. Qui ragazzi, Chaos evoca con la magia dell'immaginazione i suoi cari Doomlanders, che sono delle sue idee, dei suoi pensieri, dei suoi mostri, e questi tizi qua iniziano a romperti le scatole in continuazione. La battaglia è di un caos totale, non si capisce niente. Attacchi, bombe, missili, ninja, arcieri, di tutto e di più. L'unica cosa che fa Super Chaos è creare un'enorme onda di energia e basta. Non come il Kamehameha di Dragon Ball, avete capito? Devo dire ragazzi, questa battaglia mi piace abbastanza, solo che per via che è così tanto incasinata, ragazzi, non è proprio stupenda, devo dire. È un vero peccato. Alla quarta posizione, Chaos Super Malvagio o Super Evil Chaos di Skylanders Super Force, uscito nel 2013. Qui ragazzi, siamo all'interno di un enorme vulcano, sì, e Chaos è gigantesco, fatto di pietra viola, e bisogna spaccargli le unghie e distruggergli la parte malvagia dei denti. Sì ragazzi, qua facciamo il viaggio nel corpo umano di Chaos. Addirittura si va pure nel cervello, entrando dal suo orecchio. Ragazzi, lo so, è abbastanza schifosa in un certo senso, ma la battaglia a me piace. È divertente, adoro la parte finale con Chaos che prova a colpirti con il raggio di cattiveria suprema. Ragazzi, veramente un'enorme potenza, stupenda, sì. Alla terza posizione, Robo Chaos di Skylanders Giants, uscito nel 2012 e considerato da tanti come il miglior gioco della saga. Qui Chaos ha preso il pugno di ferro di Arcus, che apparteneva in precedenza a un enorme robot re Archaean, e Chaos qua è un robot gigante. Però nella battaglia finale i Skylanders avranno anche un altro aiuto, cioè un altro Archaean buono. Devo dire ragazzi che questa battaglia è parecchio difficile, perché tu praticamente combatti all'interno di un enorme cerchio piattaforma, lo spazio è piccolissimo, è super difficile, ma devo dire che davvero è veramente bella. Mi piace tantissimo la musica, il combattimento epico, solo che forse dura un po' troppo poco, ma comunque la figata è altissima. Alla seconda posizione, Traptanium Chaos di Skylanders Trap Team, uscito nel 2014. Questa è veramente devastante. Ragazzi, se avete giocato a Trap Team, sicuramente avete avuto difficoltà ad affrontare Chaos. È stra difficile perché lui ti spamma addosso un bordello di attacchi che seriamente saltare, attaccare è davvero difficile. Poi in modalità incubo è quasi impossibile, davvero, è di una difficoltà gigantesca. Qui Chaos è veramente potente. C'è un gioco Skylanders che io lo considero un enorme capolavoro, e ragazzi, sì, è proprio lui. Alla prima posizione di questa classifica, Chaos di Skylanders Spyro's Adventures, primo gioco di questo franchise,
Ragazzi, questa mi piace tantissimo, soprattutto perché qui Chaos è aiutato dall'Hydra, non quella della Marvel. Il drago Hydra, composto dal drago di fuoco, drago d'acqua, drago dei non morti e drago della vita, ognuno con poteri diversi. E ragazzi, è una boss fight, ma parecchio difficile, dura tantissimo. E oltre a affrontare Chaos sulla sua navicella, gli Skellend devono pure combattere contro i cloni malvagi. Devastazione totale, una difficoltà altissima. Giocare in due giocatori è un casino. Ragazzi, se avete giocato al primo Skyland, sicuramente anche per questo avete avuto molti molti problemi. Ragazzi, secondo me questa è perfetta. Ok, certo che il primo io l'ho giocato per la versione per Wii, le altre forse sono leggermente meglio, ma questa mi piace tanto tanto. Sono molto affezionato alla prima battaglia boss di Chaos. E quindi gente, questo è tutto per la mia classifica. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Avete mai giocato a Skylanders? Io vi consiglio di recuperarli. Ok, certo, alcuni personaggi non si trovano più nei negozi, ma io sono contento di essere l'unico youtuber italiano che continua a fare video di Skylanders. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Chaos. K-A-O-S.